Nulla è cambiato in testa alla classifica del campionato interregionale di calcio in seguito ai risultati della terza di ritorno. È fuori dubbio comunque che ad aver tratto i maggiori benefici sono stati il Matera e la Cariatese, che con le rispettive vittorie esterne a Rende ed Acri hanno rosicchiato un punto in media inglese all'Altamura. Il Matera, in particolare, con il quinto successo fuori casa, si è confermata squadra corsara, avendo ottenuto in trasferta solo un punto in meno rispetto a quelli conquistati tra le mura amiche. Quello dei biancazzurri tuttavia non è un record, dal momento che il Policoro ha addirittura un rendimento migliore lontano dal proprio terreno, avendo racimolato più della metà dei punti in classifica, 13 su 25. Gli ionici, tra l'altro, domenica hanno perduto l'imbattibilità casalinga insieme al Rende, per cui i campi inviolati sono a questo punto solo 4, Altamura, Bitontono, Icattaro e Francavilla. Se il discorso promozione è limitato a 3 squadre, è molto più accesa la lotta per evitare la retrocessione e in particolare la terz'ultima posizione, visto che la Paolana e soprattutto il Corigliano sembrano ormai spacciate. Sono ben 7 le formazioni che non possono dirsi tranquille in quanto racchiuse nel giro di 4 punti. Il campionato quindi sta per entrare nella sua fase più calda, con tutte le squadre in lotta per qualche obiettivo. Domenica prossima, ad esempio, è in programma un Maglie Altamura dal pronostico alquanto difficile. Meno rischiosi invece gli impegni casalinghi di Matera e Cariatese contro Acri e Galatina, per cui sono possibili novità in testa alla classifica.